Sonia, Tony c'è. Perché io sono venuto, ma non voglio vedere lui, voglio vedere il pappagallo. Vado da Black, posso andare? Allora, ad ali aperte, bellissima questa, no? Bellissima. Allora vado, eh. Cerco di non farmi sentire da Calasso, così almeno qui sono le sue moto, le sue motorette. Ciao. Ciao. Black, ciao. Come stai? Ciao Black, sei fuori anche, sei proprio in Occhio. giro. Ma ciao! Saluta i tuoi amici. Guarda che ormai voglio. Ormai non interessa a nessuno di Tony vedere le sue moto. È Tutti arrivato vogliono Fra. vedere. Ciao, posso farti una coccola? Ti faccio una coccola? Vuoi la coccola? La coccola, la coccolina. Una coccolina, la vuoi? Ciao, ciao Black, ciao. Ciao, ciao. Basta. Sì, ciao amore, ciao amore. Va bene, l'avete visto, posso andare. Adesso l'abbiamo evitato. Cioè, ormai viene a salutare il pappagallo Ah, praticamente. ci sei anche tu? Ah, non Ciao vedevo l'ora di Franco, salutarti. Ciao, speriamo che Tony. ci uno funziona. No, vabbè, ma cosa. Sai che nascondo la Ma reliquia qua? cosa c'hai lì, Però Tony? mi Sposta la perdo panza. 10 clienti, No, perdo. no, quindi guadagni 1.000 di clienti, Va, adesso che va. perdi. È un mio cliente che ce l'aveva nella cantina, mi fa Tony, me lo accendi? Ho Ma detto, che pezzo cazzo. è? Che pezzo è? Io non l'ho mai visto. Io neanche. Garelli F1. Non l'ho mai visto, col bauletto, Franco, col Quel bauletto. bauletto che è una Bauletto roba. top. Non ho le chiavi perché non è rubato, non è No, rubato, no, no. questo Forse dei leoni, perché ho no. fatto Sì, tanto sì. stadio anche. No, vabbè, ma il cruscotto, guarda, con la strumentazione col vasco. Minzica, Vasco Rossi Che se lo vede pezzo è? lo compra sto motorino. Quanti Posso chilometri dirti ha che su? penso sia il motorino più brutto che ho visto nella storia? 10.000 Non si chilometri. offende, io è brutto, ma lo piglierei, cioè è talmente brutto che è bellissimo, non puoi non averlo. Io spero che parte, Franco. Perché Ma so come che fai a mi fa non tribulare. farlo partire? Sicuro che lo fai Garelli. partire. Garelli. Stupendo. F1 Form 1 Road, perché c'era anche la Ma io versione rossa. non l'ho mai visto in vita mia. Non l'ho mai visto in vita mia proprio. Che pezzo. Ne ho visti di Che Garelli, per amor di Dio. Però questo qui, sinceramente, mai. Io avevo il KTM, te lo ricordi quello con le ruote piccole, arancione, c'era l'Eureka. Beh, il Katia era un po' da gay, però. Abbastanza, Adesso, sì, abbastanza. Sai che queste cose non si possono più dire, sennò ci Ah sì, querelano, però era abbastanza da io gay. avevo il MAV 50 da Neppure uno cross, duro. sai com'è? No, perché adesso stamattina abbiamo fatto colazione e Franco mi dice: cosa prendi? Io ho detto un ginseng, che un po' da non si può dire, e un Esatto. po' non si può dire, e poi mi prende la brioche vegana, hai Ma te capito? l'ho detto, avevo mangiato già una con la crema oggi, Ma stamattina alle 6, per cui non sei potevo un dopo. pazzo, Vabbè, pezzo incredibile. pezzo incredibile. Vedo che stavi leggendo, tra l'altro. Cosa Ma ieri mi ha leggevi? chiamato un ragazzo di Bassano del Grappa che prende la mia 6 cilindri che avevo fatto per Roberto Tresoldi. E adesso gli ho mandato un po' di foto tra l'altro ce l'ho qui, dopo te la metto dentro. Questo è L'articolo l'articolo di di motociclismo? motociclismo, sì. Facciamo pubblicità gratuita perché Certo. tanto sono dei colleghi. Siamo E felici. questo è tutto il Villa Arconati dove abbiamo fatto tutte le foto. Bellissima moto, chiaramente per 6 cilindri, chi lo vede. Io ero quanto ero più bello qualche Impazzisce. anno fa, ma sono Quanti quello anni che fa l'hai adesso. fatta questa? 2 anni fa. 2 anni fa. Eri molto più giovane di te. Molto più giovane. E questa è la 6 cilindri di serie, e questa qui è quella molto trasformata, che adesso ve la porto dentro, visto che c'è qui Franco, e ne approfitto perché ruota monobraccio dietro, è l'unico che ho fatto col monobraccio perché mi piaceva questo look un po' da marmitta. Infatti ho quasi sciolto il codino quando l'ho accesa in moto, però va bene. E adesso ve la faccio vedere se avete voglia, 2 minuti, Sì, ma visto che ti seguo Franco fuori oggi se è vuoi. al. Dai, Se no, seguimi fuori, dai, ti seguo fuori. Lascialo lì, aspetta. carrellino, che non puoi non lasciarlo lì. Ti vergogni, lascialo lì. Dammi la mano a mettere il cavalletto, Fra. Porco Gio, non si può che non sa mettere E il non c'è. cavallo. No, perché c'è la marmitta con Dai. le balle. Lascia, devo fare Mistica. tutto io qua. Va bene. Sei Black. cilindri. Sei Black. cilindri, ce l'ho qua. Saluta, perché qui la gente Ciao. C'è anche a te che piacciono queste cose No, vecchie. vabbè, l'RV90. Beh, qui Sua Cioè, Maestà, mi inchino. questo è E poi dietro c'è 6 cilindri. l'RV90 che l'hai messo lì giusto per farci eccitare un po'. No, è lo stesso padrone del Garelli, tra Ah, l'altro. ok. No, Vabbè, un perciò, grande però. sì, un grande, come Dai, tutte spiegacelo le. un attimo questa qua. Ah, 6 cilindri è un po' un'icona di Honda di un periodo storico dei motori col cuore. Sound pazzesco, vibrazioni assenti come tutti i 6 cilindri che hanno si autobilanciano. Abbiamo fatto una modifica radicale per quello che riguarda l'estetica, la funzionalità in frenata, freni. Ha un posteriore WFR 800 col monobraccio, sella un posto e mezzo per dargli un look un po' più aggressivo e sull'anteriore c'è una forcella CBR 929-954
tra l'altro con le gomme che sono state anche omologate, perciò adesso rimane una moto che si guida anche abbastanza bene, no? Perché tutte le moto vecchie hanno quel difetto lì, che quando le provi poi frenano poco, le gomme non sono adeguate, perciò questa così... Invece tu hai sempre cercato di fare moto che comunque, nonostante essere un'anima particolare, la tua anima su due ruote, però fosse comunque guidabile. Quando le... cioè, per me guidarle è importante, a me l'oggetto da mobile, da quadro, non mi dice niente, perciò mi piace, la guardo, ma poi se devo andarci in giro ogni tanto, perché tanto si usano veramente poco, devo avere un po' di piacere, se non ho quel piacere della guida, di sentire il davanti, il di dietro, no? Davanti, di dietro, non è così. Guarda che modo, anche lì, dopo si guardano anche lì, non si può dire. E basta, Franco, peccato che non riesco a fartela accendere, perché purtroppo... l'accendevo oggi pomeriggio. Va bene, volevo farti sentire il sound, ma che va, ti mando un video con WhatsApp. Va bene, io doppio con la voce di Black. Va bene. Quanto tempo ci hai messo per farla? Ma qui non tantissimo, poi le ore, quando fai qualcosa che ti piace, non contano, è come essere nel box a casa a fare quello che ti piace, e questa è una cosa che mi piace. E che vada via, beh, sei contento, immagino, comunque dal punto di vista commerciale sì, però... Sono contento perché... Ti mancherà non vederla, secondo me. Perché è il piacere di chi l'acquista, io non la vendo a uno che mi sta antipatico una moto così, perché i soldi sono un parametro non di grande guadagno per me su queste moto qua, io le faccio perché mi piacciono. Certo. E quando ho finito questa, ne faccio un'altra. Pronti via, allora, fai un'altra, questa comunque è legata a un particolare sapore, perché è legata al ricordo di un amico. A Roberto Tresoldi, che è il concessionario Honda, che purtroppo è mancato qualche periodo fa. Va bene, senti, due parole su Suzuki, non puoi non dircele, perché comunque saranno lì a dire, vabbè, ma quanto vuole del Suzuki l'amico del Tony se lo vende? No, io sui Suzuki è come quando mi hai fatto le domande sul SVM, sulla Bultaco, non è la mia epoca. Queste per me vanno bene al mare... Due tempi, tra l'altro. A Milano, anni 80, ce n'erano tanti che l'avevano, eh? Sì, sì, c'era Bud Spencer che aveva il Fantic Koala, se non sbaglio, vero? Però qui a Milano giravano parecchi, sì, con l'amico, sì, Davide Carpi, momento che aveva un azzurro. Che piaceva questo genere, proprio dato dai film, perché c'era Bud Spencer col Koala, con le gommone, cos'era, un Fantic, Franco? Sai che non me lo ricordo, Fantic, ma mi sa di sì. E questa è stata... La coppia di quella roba lì, insomma, piaceva a tutti, al mare tutti quelli che avevano la barca, avevano anche le Suzuki Nova, però so, a me queste cose qui, Franco, non è che... cioè io sono... sei per il Garelli Formula 1. No, Garelli lo per amo. Il Garelli Formula 1. Sì, perché è figo, questa qui è... Cioè, è figo, è bruttissimo il Garelli, ma figo. Non può mancare nella collezione. Il Garelli sì, che poi anche a te piace, piccio. Assolutamente sì, c'ho più rottami io, di qui e te è una bella lotta. Vedi te. Allora, Tony, niente, ti lascio lavorare, ragazzi. La saluto perché lei va da un nuovo padrone, da un nuovo comunque papà. Comunque è venuto qui per il pappagallo, sì, infatti vado a salutarlo. Mi raccomando, sì, saluta Black, perché quando ti vede impazzisce, guarda. Black. Chi è arrivato? Ciao, Black. È arrivato Franco, Black, ciao. Ti faccio la coccola, mi morsichi? No. I vecchi? No. Ciao, Black. Ciao. Saluta, dai, che poi andiamo. Oggi si gratta. Oggi c'è la grattarola. Ciao, Tony. Se vado io adesso, mi sgaglio. Gli sta sulle palle, perché c'ho i Garelli. Io c'ho il Garelli. Ciao, Tony. Ciao, Black. Ciao. Ciao. Ciao, ragazzi.